Lorenzo Bramanti, spezzino, ricercatore del CNR francese, un cervello in fuga a tutti gli effetti, ma è qui per avviare uno studio molto interessante sulle gorgonie che troviamo sui relitti del Golfo di Cagliari, nel Golfo, in particolar modo qui a Villa Simius. Studiare il DNA delle gorgonie, questo è l'obiettivo. Sì, studiare il livello di connettività fra le popolazioni. Le gorgonie sono colpite da mortalità di massa dovute all'innalzamento della temperatura. Ma a profondità in cui si trovano questi relitti, le gorgonie colonizzano questi relitti e si trovano a una profondità in cui non arriva il riscaldamento dell'acqua e quindi teoricamente sono in salvo dal riscaldamento e dalle morie. È una fascia compresa fra i 50, 60 e 150 metri che si chiama zona mesofotica, una zona caratterizzata dalla scarsa presenza di luce e che è virtualmente inesplorata perché va al di là dei limiti dell'immersione tradizionale. Con le nuove tecnologie possiamo arrivare in immersione autonoma a queste profondità e quello che vogliamo capire è se queste popolazioni sono connesse alle popolazioni più superficiali e possono eventualmente fornire larve e ripopolare le popolazioni che vengono distrutte dalle mortalità più in superficie. Alessandro Cao, Università di Cagliari, partecipa a questo progetto, per questo sono state fatte in questi giorni più immersioni sui relitti. Lo fate anche grazie all'impiego di questo piccolo robot. Questo piccolo ROV che è un veicolo filoguidato che consente, come anticipava Lorenzo, di raggiungere delle profondità che sono irraggiungibili per la maggior parte dei divers e soprattutto abbattono quelli che sono tutti i limiti fisici dell'immersione subacquea umana, quindi i tempi di immersione, i tempi di decompressione e soprattutto ci permettono di investigare in maniera totalmente non invasiva, quindi utilizzando un'analisi di immagine basata su delle immagini ad altissima definizione, questi popolamenti di coralli. Per studiare la connettività dobbiamo studiare la genetica e quindi per questo dobbiamo prendere dei campioni. Infatti io prendo dei campioni di gorgonie di diversa taglia per scoprire chi sono i genitori delle piccole gorgonie. Quanto c'è da scoprire ancora nel mare del Golfo di Cagliari, nei mari di Sardegna? Potenzialmente ogni dive può regalarci nuove scoperte, popolamenti di coralli che prima non si conoscevano e chiaramente abbattendo appunto quei limiti che abbiamo menzionato prima c'è veramente tutto da scoprire. Si parlava nel 2011 del fatto che si conoscesse di fatto più della superficie lunare che del fondo del mare e credo che non sia cambiato molto. In questi giorni avete trovato alcuni elementi che vi hanno consentito di ricostruire quello che è accaduto in mare in questi anni, per esempio una rete persa 9 anni fa. Sì, è stato molto interessante perché abbiamo trovato una cosa che non ci aspettavamo, visto questa rete e c'erano sopra gorgonie di taglie differenti, anche molto piccole, dei reclutamenti, cioè degli individui arrivati l'anno scorso, quindi vuol dire che il processo di reclutamento, di colonizzazione del relitto è in atto, è attivo, è continuo e anche colonie abbastanza grandi, quindi possiamo calcolare i tassi di crescita che sono probabilmente più veloci di quanto ci pensavamo. Più tuffi nel blu in questi giorni per raccontarvi quelli che sono i relitti forse tra i più belli del Mediterraneo, dal Loredan al Bengasi, storie di naufragi, di affondamenti che fanno di questo golfo una sorta di museo, un museo a cielo aperto.
tanti relitti quindi qui, non solo affondati per cause climatiche, ma per alcune pagine di storia, una storia che ci riporta alla Seconda Guerra Mondiale. Sì, diciamo che i relitti che stanno in questa zona sono tutti quanti relitti che diciamo datano tra il 40 e il 42, quindi nel momento più intenso della Seconda Guerra Mondiale, sono nati da una strategia di agguato in un passaggio assolutamente obbligato venendo dall'Italia. Per andare a Cagliari, questa era la strada, e Cagliari era il porto ovviamente più importante della Sardegna. Li troviamo su varie batimetriche, tutti ci sorprendono comunque per la ricchezza di vita, di biodiversità. Diciamo che la cosa fondamentale è che il Mediterraneo è un mare ricco ad alta profondità, ahimè per chi vuole visitarlo. L'alta profondità da una parte preserva, dall'altra non consente una grossa proliferazione algale, quindi c'è tanto di bentonico e quindi abbiamo dei relitti che sono assolutamente straordinari, tutti quanti a quote comprese tra i 50 al minimo e i 110-115 il San Marco. Immersioni non per tutti, insomma, questo lo dobbiamo ricordare. Vogliamo ricordare intanto Loredan, la storia di questo, che forse è il relitto più bello tra i più amati mediterranei. È il più bello tra i più amati perché chiaramente è uno di quelli che è accessibile anche ai subacquei, tra virgolette, normali. È un relitto che viene da una storia bellica tipica della strategia del sommergibile safari, che era diciamo un sommergibile con un equipaggio particolarmente coraggioso che aveva il coraggio di attaccare una nave di un convoglio con i siluri e poi dopo uscire rischiando la controffensiva nemica e cannoneggiare il secondo relitto. Ecco che qui abbiamo due navi, Loredan e l'Isonzo, che stanno una vicino all'altra fuori di Torre delle Stelle.